Stessa cosa vale per i solai. Quando si scelgono dei materiali anticalpestio, volgarmente detti, ma scientificamente sì, la definizione giusta è resiliente, quando un manto resiliente è stato erroneamente dimensionato, si verificano situazioni come queste, dei punti di perdita, al contrario, perché l'isolamento a calpestio non è un isolamento in realtà, ma è un rumore, eccolo qua, proprio in corrispondenza di frequenze udibili. Lo stesso solaio, isolato con materiali correttamente dimensionati, vedete come spariscono la maggior parte, diciamo, dei picchi di perdita. Stessa cosa quando si utilizzano materiali sinterizzati, EPS, polistiroli, poliuretani, in aderenza alle strutture. Sono degli amplificatori naturali. E questo è il risultato. Nonostante a monte avessimo dei supporti fatti in calcestruzzo che pesano 300-400 kg a metro quadro. Attenzione quando i solai sono fuori norma, a intervenire con dei soffitti, nel caso in cui ci fosse questa possibilità, esistono dei sistemi di soffittatura in grado di entrare in controfase col segnale e di bloccare il rumore d'impatto, che è il fenomeno più complesso da togliere. Non si toglie con i gommini classici, non si toglie con mettendo la guarnizione sul punto di contatto dei pendini, sono fantasie, servono dei sistemi antivibranti, dimensionati in funzione della frequenza e del peso. Questi sono i risultati, 89 dB di partenza, 63, la bellezza di 26 dB in soli 6 cm, è possibile.